gli ori che sono la festa di San Michele ci riporta ogni anno a sperimentare il nostro rapporto con il cielo, a coglierci avvolti, amati e abitanti da quell'altronde che ci trascende, eppure è la nostra patria, da quel cielo che veglia su di noi e come un manto si stende sulla terra, a farci sentire da una parte protetti e dall'altra protagonisti di una storia che si fa anticipazione di cielo, perché noi saremo quello che ci sforziamo di essere qui e ora, perché se è vero che i cieli sono aperti e lo Spirito di Dio sale e scende sul Figlio dell'uomo, è anche vero che la terra è chiamata ad aprirsi alla giustizia, alla solidarietà, per la costruzione di quella civiltà dell'amore che è di tutti noi appello e compito. Appello consegnato al coraggio del nostro cuore, alla luce della nostra mente e allo sforzo delle nostre mani, e compito che ci è affidato prima ancora che in quanto cristiani, in quanto figli dell'uomo, figli di questa umanità. E allora celebrare la festa di San Michele è per noi impegno e profezia, impegno perché nessuno di noi può lasciare la città terrena, questa nostra città di Caltanissetta, così come l'ha trovata. Profezia, perché siamo chiamati ad anticipare il futuro possibile, superando quel drago della chiusura in noi stessi, superando il drago dell'indifferenza, superando il drago dell'individualismo o il drago di chi vuole vivere sempre da schiavo servo dei potenti di turno, visibili, presenti nelle istituzioni o nel sottobosco della criminalità organizzata. La festa di San Michele Arcangelo ci richiama, figlioli, al coraggio di lottare, perché nulla ci è dato se non lo meritiamo, se non lo costruiamo. E allora siamo chiamati ad essere tessitori di storia possibile. Siamo chiamati a portare alla luce, col coraggio dei profeti e degli uomini e delle donne vive, tutte quelle trame della criminalità organizzata nascoste e silenti, ma ben presenti e ben visibili. E
queste trame di legalità e di mafia del quotidiano sono possibili lì dove gli uomini e le donne hanno rinunciato alla loro libertà, hanno svenduto la loro dignità e hanno abdicato dal senso della giustizia. Prima della celebrazione in cattedrale presso la questura, con gli amici della Polizia di Stato abbiamo voluto ricordare i poliziotti caduti nell'esercizio del loro dovere e in modo particolare due figli di questa città. In loro anche noi siamo chiamati a ritrovare il coraggio di lottare per la giustizia, il coraggio di dare la vita con amore, per amore, fino allo spreco. Perché la storia, pur dominata dai potenti, alla fine viene scritta nella serialità, nella quotidianità dell'esistenza dei piccoli e dei poveri. E allora vivere la festa di San Michele come impegno e profezia significa anche non ripiegarci nel drago della mormorazione, del vittimismo, nel drago del siamo sempre all'ultimo posto. Non è vero. Ieri con la Caritas abbiamo aperto e inaugurato l'emporio della solidarietà alimentare, il primo in Sicilia. Domani inaugureremo il nuovo corso di un'altra opera della Caritas, che è la cittadella della carità per il servizio sociosanitario ai poveri della nostra città. Abbiamo già pienamente funzionante l'emporio scaldafuori degli abiti, dei vestiti, dove i poveri con dignità possono entrare, scegliersi l'abito che preferiscono, provarlo. E tutti questi poveri che vengono accompagnati dalle nostre comunità parrocchiali e seguiti dalla nostra carica diocesana hanno una loro tessera magnetica. E tutto è appunto in modo da poter liberamente fare la loro spesa, comprare le loro cose, educandosi anche al senso della sobrietà, sapendo quello che può bastare per una settimana e sapendo condividere con gli altri poveri, più poveri di loro, quello di cui dispongono. Io ringrazio tutti voi, carissimi signori, perché pur nella nostra povertà state dimostrando di avere un cuore straordinario. E lì, fra l'emporio della solidarietà alimentare e l'emporio scaldafuori, abbiamo una sartoria con tante ragazze, tante mamme, anche povere, che beneficiano della carica, che prestano questo loro servizio per riciclare anche abiti e stoffe usate, farne borse, dare. Ringrazio, per esempio, la Guardia di Finanza, che ha deciso di donare al nostro emporio scaldafuori
tutte le divise dismesse, perché se ne possano ricavare delle borse, degli zaini. Vedete, siamo una città dove le residenze, la carità si fa strada. Siamo una città che nel silenzio, senza eventi eclatanti, non finiamo sulle pagine di Avvenire, lì vanno le diocesi importanti che hanno soldi. Noi siamo piccoli, siamo poveri, però da tanti anni la CEI si classifica al primo posto come Caritas per quello che noi facciamo. E allora dobbiamo vivere la festa di San Michele con impegno e profezia, ma aprendo il cuore alla speranza, sapendo quello che noi siamo, e noi valiamo più di quello che pensiamo. E allora schiudiamo il cuore da quella chiusura vittimistica nella quale spesso precipitiamo. Diventiamo, ognuno di noi, un raggio di sole per la nostra città, per la nostra gente, chiudendo le labbra al sorriso, il cuore all'accoglienza, la mente aperta come la spada di San Michele, pronta a leggere la storia e animati dalla corazza della giustizia e della carità. Sappiamo come vanno quei draghi che cercano di attirarci, di ucciderci, di farci precipitare in basso, quei draghi dentro di noi, quei draghi dentro le nostre famiglie, quei draghi presenti nella società. Prendiamo esempio da tanti poliziotti e amici delle forze dell'ordine che in nome della giustizia hanno saputo sacrificare la loro vita. Siamo tutti noi, insieme a San Michele, allora sacrificio di soave profumo d'amore in Cristo per la nostra città. E così sia.
siamo. Per la risoluzione, la vicenda, anzi, no.